Piazza della Libertà, un podcast dedicato alla rassegna stampa riguardo ovviamente i colori biancocelesti. Abbiamo parlato in questi giorni della sconfitta della Lazio contro l'Atalanta in campionato, una sconfitta molto importante che ha definitivamente chiuso i discorsi per la Champions League, e ora ci stiamo avvicinando un po' alla finale di Coppa Italia contro sempre l'Atalanta. In mezzo c'è la partita con il Cagliari, ma soprattutto è una fase di analisi, un bilancio preventivo di quello che poi sarà definitivo ovviamente dopo il 15 maggio, quando appunto la squadra di Inzaghi si giocherà il trofeo contro quella di Gasperini. A tal proposito vogliamo leggere ovviamente, grazie al contributo del Messaggero, l'articolo di un giornalista che segue da vicino la Lazio tutti i giorni, è Alberto Abbate, che oggi sul Messaggero appunto titola il suo pezzo con un "rinforzi inadeguati e big che non hanno fatto la differenza. Le responsabilità del fallimento vanno suddivise tra chi ha allestito la squadra pensando fosse da quarto posto e l'allenatore". Quindi tra poco la lettura dell'articolo di Alberto Abbate qui sul podcast appunto di Piazza della Libertà. Obiettivo fallito, visto che questa squadra, parola dittare, era stata costruita per andare in Champions. Stavolta purtroppo c'è poco da imputare al VAR, agli arbitri o a qualche complotto. E allora intanto è Inzaghi a finire sul patibolo, perché la società è certa di avergli dato una Ferrari, lui non l'ha saputa guidare. Un concetto che prima aveva trovato pochi proseliti lotitiani, ma adesso sta facendo breccia anche per gli evidenti errori tecnici di Inzaghi. Il mister andrebbe difeso, perché non è giusto scaricare su di lui tutta la responsabilità, ma è stato proprio lui, ingenuamente, a prendersela. E ora si prende per forza pure l'effetto boomerang. All'inizio Simone aveva provato ad alzare la testa, anzi a chinarla o a girarla, quando in estate veniva assicurato che era stata creata a puntino per il quarto posto questa squadra. Aveva provato a far capire che la rosa non era del tutto attrezzata, poi si è rimesso sulla retta via societaria, ma adesso rischia di vedersi voltare le spalle in caso d'addio pure alla Coppa Italia. Errori. Bisogna sempre trovare un colpevole al di fuori di Lotito e Tare. È una storia decennale. Per carità, il presidente è il proprietario della Lazio e non si può certo cambiare, ma non si capisce perché il DS, il direttore sportivo, a differenza di quanto succede anche nei grandi club europei, non venga mai messo in discussione. L'albanese ha avuto grandi intuizioni, ma ha preso pure grossi abbagli. Quest'anno, in sede di mercato, ha sbagliato senz'altro più di Inzaghi, che in difesa, meno male, ha costretto la società a prendergli Acerbi, ma avrebbe voluto anche un altro innesto, Izzo, al posto di Wallace o Bastos, oltre il sostituto di De Vrij. Il centrocampo sembrava il reparto più rinforzato, ma a sorpresa un po' per tutti, Berisha e Badri si sono rivelati un flop. È stato ceduto Felipe, che in 6 mesi, prima era infortunato, della sua peggiore stagione, aveva segnato fra i mugugni un gol in più, 4-3, del sostituto Correa a 20 milioni. Preferito datare, per questioni d'età, a quel Papu Gomez richiesto dal tecnico insieme a Lazzari. Il mancato arrivo dell'esterno della spalla ha lasciato il vuoto a destra senza e con Marusic, visti i problemi fisici. A sinistra invece l'oggetto misterioso Durmisi non ha mai concesso un attimo fiato al vecchietto Lulic. Impossibile così avere varianti sugli schemi e sugli esterni per cambiare un gioco diventato prevedibile con rendimento irriconoscibile prima di Luis Alberto e Milinkovic e poi addirittura di Immobile. Anche sui big, cessione o meno, è stato evidente l'errore di valutazione. Dove era scritto che rivedessero le stelle della scorsa stagione? Ora già si parla di rivoluzione, ma mica ci finisce mai Tare nel pentolone.
Questo era l'articolo di Alberto Abate, che sicuramente farà discutere, come capita spesso in alcune situazioni in cui viene fatta un'analisi un po' più approfondita, un po' più dettagliata e anche un po' controcorrente per quanto riguarda la storia di questa società che conosciamo molto bene, sia prima di Lotito, cioè quando ha vinto praticamente tutto con Sergio Cragnotti, e poi dopo con la presidenza dell'attuale numero uno anche della Salernitana. Questa volta, rispetto agli anni scorsi, l'analisi si fa prima di un grande evento. Ripetiamo, la Coppa Italia potrebbe essere davvero una giornata importante per Inzaghi, per i ragazzi che vogliono prendersi questa rivincita che ormai sta superando un po' il limite temporale, cioè quella della mancata qualificazione alla Champions League dello scorso anno. Però detto questo, è un anno particolare perché appunto questa critica, questa analisi parte prima di questo obiettivo. E stanno cambiando diverse cose attorno al mondo Lazio e molti si domandano se anche le cose della Lazio possano un giorno cambiare. Questo non lo sappiamo, è un argomento sempre molto delicato che divide i tifosi della Lazio, molti dei quali ovviamente sono pronti ad attaccare chi non la pensa come loro, dimenticando un po' il punto fondamentale della vicenda, che è il bene della Lazio, il futuro della Lazio. Il calcio cambia, ci sono dinamiche politiche incredibili, movimenti economici attorno al torneo e ai tornei che hanno fatto innamorare i tifosi italiani e non solo, che potrebbero davvero dare una svolta definitiva a questa industria, che è sempre più un'industria. Ecco, in questo gioco economico, a che punto è la Lazio? Qualcuno un po' più pessimista o forse più realista si domanda: ma la Lazio a questo gioco è invitata a partecipare?